Stiamo andando a Roma. Dove? A Roma Termini. A Montecitorio. A Roma. Un palazzo di vicino. A Palazzo Marino. Tutti dobbiamo rivolgere alla rete una nuova e specifica attenzione. Un'attenzione che deve essere commisurata all'importanza che questa ha assunto nella nostra vita di tutti i giorni e soprattutto nella vita dei nostri figli. Ci ha convocati l'onorevole Campana. Da un onorevole che si chiama Micaela Campana. Ha scelto di usare il nostro video perché gli è piaciuto, ha trovato un messaggio interessante. Perché abbiamo fatto un video bello. Ci ha chiesto di poterlo usare. Abbiamo iniziato all'inizio della scuola più o meno con questo progetto. Ci abbiamo lavorato tanto. Siamo partiti con l'argomento dei social. Sull'uso della rete, usi positivi, negativi. Siamo stati nelle due parti dei protagonisti, sia come bulli che come vittime. Allora, la parte un po' dalla vittima è stata anche molto difficile, per dire. Siamo partiti da qualche spunto, vedendo qualche video su YouTube su persone che erano state vittime di bullismo. Bello, molto molto bello, non mi aspettavo una cosa così professionale. Emozionante. Orgoglio da genitore sicuramente. Bene, per una volta che non siamo spettatori, se non loro interpreti. Ma ti prende proprio l'impatto, sembravano degli attori nati. Una sorpresa, una cosa bella. Mi è piaciuto tantissimo veramente vedere mio figlio impegnato su una cosa importante e utile. Per me la cosa bella che di questo video comunque che l'abbiamo fatto noi con le nostre idee. Quando l'ho visto poi Martina mi ha detto: guarda che il testo l'ho fatto io. E io, ma va? Ho scritto un dialogo e un piccolo testo che potesse rappresentare ciò che provano le vittime di bullismo. Quando magari ti fanno vedere in giro dei video o parlano anche ai telegiornali, la cosa mi spaventa tanto, mi fa molta paura perché non capisco tutta questa cattiveria tra di loro, perché comunque poi sono ragazzi, sono ancora piccoli, non capisco, non ci vedo niente di bello e ho paura per il futuro. Senza un cellulare, senza internet, sembra che sono morti e poi non si sa mai con chi parlano e cosa dicono, anche se tentiamo ovviamente di controllarlo il più possibile. Tante persone che tra virgolette non c'entrano niente, ma possono esprimere delle opinioni che a questa persona più debole, più sensibile, può far male. Tu ti senti da solo e facile da battere. Ci sono appunto persone che riescono a superare e altre invece che vengono ferite seriamente. E poi queste cose ti segnano. Quello che hanno voluto loro far vedere, il significato anche del bullismo, spero che proprio gli entra dentro, che fa capire anche ai ragazzi che bisogna stare attenti. Sicuramente è ormai una modalità di comunicazione da cui non si può tornare indietro. Io mi sono accorto che sono molto indietro rispetto a loro sono molto più avanti. Messaggiano magari con quello di fianco, però tramite messaggio. Quindi è una modalità che per noi è difficile da comprendere. Esempio di come dovrebbero funzionare le cose. Un ottimo insegnante, una buona organizzazione di scuola, un'idea di tempo prolungato vincente, un buon diritto allo studio e quindi un buon lavoro con l'amministrazione. Perché noi, pur essendo una piccola realtà, riusciamo ad incidere, a portare avanti delle iniziative che hanno poi un valore a livello nazionale. Quindi una grande soddisfazione, secondo me. Saluto le promotrici e
iniziativa a partire dall'onorevole Campana e tra i partecipanti saluto in particolare le ragazze e i ragazzi per i quali questa proposta è stata pensata. Grazie quindi al Presidente della Camera Laura Bellini per questo messaggio che ha detto il nostro convegno. Io voglio salutare prima di tutto i ragazzi dell'Istituto Falcone Borsellino di Caponago, da cui è partito tutto, quindi vi ringrazio, avevo fatto una promessa quando sono venuta a Toraldi dicendo che ci saremmo rivisti a Roma e così è stato. A me la cosa che piace di più di questo progetto è il fatto che parta dai giovani e parte anche dalla ricostruzione di un rapporto tra i giovani e una consapevolezza del fatto che possiamo cambiare quello che non ci piace e possiamo disegnare un mondo, grazie alle istituzioni, in un modo che sia più bello, più costruttivo per tutti. Ma l'idea di fare questo video è nata perché nella scuola sono stati atti di bullismo o perché pure i ragazzi sono trovati insieme a vedere queste non cose? Non in particolar modo, però ci siamo resi conto che loro sanno usare benissimo i mezzi informatici, tipo, ma non ne conoscono come poco la portata. E quindi dovevamo educarli e avevamo utilizzati in modo positivo. E poi loro stessi sono andati in classe, nelle classi dei loro compagni, in una lezione sul cyberbullismo e sul loro video. È stato veramente il momento forse più, per noi insegnanti, più commovente vedere e tenere lezione e come un piccolo progetto come il nostro ha potuto creare una consapevolezza che prima non avevano. Non fare il culo, non essere culo, è fine. Ringraziando loro, prima di tutto, che hanno promosso e che sono diventati davvero i volti di questa proposta di legge. Grazie di nuovo e ci vediamo. Del progetto, quando ci avete detto di fare questo video io non pensavo neanche che sarebbe finito su internet, cioè... E quando poi vabbè, ci hanno fatto alzare ci hanno applaudito, perché comunque a me sono venuti anche i brividi quando mi hanno fatto vedere il video. Mi ha fatto piacere che da persone così importanti che governano tutta l'Italia una piccola scuola di Caponago è riuscita a interagire con questi politici. Me l'aspettavo una cosa così. Non c'è bisogno di qualcuno di grande per fare delle belle cose, bastano degli alunni di terza media per mandare un messaggio veramente importante a più persone possibili e che può veramente diventare qualcosa di grosso se ci si crede e si collabora in questo. Appena si entra a scuola. La incorniciamo a scuola. La maglia di Totti va incorniciata dopo che ogni ragazzo l'ha indossata facendo le foto. E magari quella maglietta tra qualche mese, tra la fine della scuola, tutti se la saranno dimenticata, magari non sapranno più neanche cos'è. Per comunque valorizzarlo, perché è stato un avvenimento importante, metterlo in comune, che essendo il comune lì si prendono comunque decisioni magari importanti per il paese. Voglio mettere a scuola, perché comunque alla scuola passano tutte le annate. Andremo noi a parlare magari anche in altre scuole di questo progetto, oppure anche altre persone, così magari, cioè, questo simbolo, diciamo, può aiutare anche ad avere più attenzione, quindi si può usare anche per questo scopo.